Buonasera amiche e amici sportivi di Salerno Sport 24, benvenuti o bentrovati qui al notiziario sportivo di Salerno Sport 24 TV. Io sono Luigi Lodato e quest'oggi, come potete ben vedere, siamo qui in diretta da Cascia, ma non sono solo. Fortunatamente in mia compagnia c'è Francesco Di Pasquale. Ciao Francesco. Ciao Luigi, buonasera a tutti gli amici di Salerno Sport 24 TV in diretta rigorosamente da Cascia. Esattamente, io e Francesco in realtà siamo distanti una decina di metri, però abbiamo deciso di distinguere l'inquadratura appunto per potervi mostrare il campo di spalle che vedete alle mie il campo di calcio che vedete alle mie spalle, dove fino a poco più di un'ora fa i Granata di Fabrizio Castori si sono allenati nel nono giorno di ritiro qui a Cascia. Francesco, come hai visto quest'oggi la Salernitana, soprattutto questa mattina, che dopo accenneremo anche alla visita del direttore generale Fabiani? Eh sì, la mattinata del giorno 9 è iniziata insomma con un po' di stretching, si è lavorato sull'attività fisica per quanto riguarda una specie di scarico, ma anche di joint venture con palla allunghi e scatti. Questo perché non si è voluto forzare la mano, visto che domani ci sarà l'allenamento congiunto con Mister Torrente, una vecchia conoscenza del calcio granata. Tornando invece a questa mattina, il gruppo si è poi diviso con squadre, una coppia, diciamo così, stile calcio tennis, da una parte Di Tacchio e Stramberg in modalità appunto calcio tennis contro Capezzi e Aia. Lo stesso hanno fatto Cavion e Christoffersen contro Si e Zortea. Non hanno trovato il campo Burtam, lo ricordiamo, per lui un affaticamento muscolare, 6-7 giorni di riposo. Lo stesso Schiavone, Gionber e a tratti anche Belec, che poi è rientrato facendo un allenamento personalizzato su riflessi, tiri e risposta per quanto riguarda i tapin. I competitivi in questa in questo calcio tennis sono stati anche Gallo Tefore e D'Andria, ma soprattutto Obi e Vitale, con Obi e Gallo Tefore che si sono spesso pizzicati, per usare un eufemismo, sintomo insomma che nonostante le poche ore di ritiro granata di Obi c'è già qualche affiatamento con un giovane come Gallo Tefore. In particolare spolvere abbiamo visto Gigi, e mi darai conferma spero, Sana Sisi, anche se non è che parla un perfetto italiano, e anche Stramberg, autore di un paio di punizioni interessanti, che poi si sono diretti al campo numero 2 per fare un allenamento specifico. E dopo magari parleremo anche dell'allenamento terminato delle ore 17. Esattamente, sì, abbiamo visto un Sana Sisi molto in palla, molto tirato dal punto di vista muscolare, infatti anche dal punto di vista della tenuta, macinato chilometri sull'otto mancino, ha provato qualche percussione, qualche cross durante la partitella di fine seduta. E come dicevi tu, anche Strandberg è stato protagonista di un paio di calci piazzati, uno che ha letteralmente sfiorato l'incrocio di una decina di centimetri, quindi arrivato qui con la nomea di specialista dei calci piazzati, ha provato a metterla in atto già durante questa seduta, questa sua diciamo seconda seduta in gruppo. Invece Francesco, per quanto riguarda il gruppo, hai parlato di un affiatamento, ma è un qualcosa di non nuovo per la squadra di Castori, che lo scorso anno ha vinto proprio grazie all'unità, grazie alla forza del gruppo, vinto non proprio perché è arrivata seconda, però ha guadagnato la promozione sul campo grazie proprio a questo carattere che il mister oggi ha saputo infondere ancora una volta, perché nonostante ci fossero piccoli schemi tattici, lui ha letteralmente strigliato tutti i ragazzi affinché mantenessero l'attenzione massima, e ha detto: tu Sana Sisi molto in forma, però diciamo ancora da vedere bene all'opera con l'italiano, perché tante volte è stato appunto informato più di una volta su ciò che avrebbe dovuto compiere in campo, però abbiamo visto che ha sopperito con buone prestazioni.
Sì, contrasti, palle perse e poi recupero sono stati l'arma vincente quest'oggi di Sanasi. Sì, un Sanasi che gli scorsi giorni ha svolto un lavoro personalizzato. Infatti, il cronometro alla mano l'abbiamo visto sgroppare, per usare un eufemismo, sulla fascia qui del campo principale del centro sportivo Elite, il campo numero uno, come l'abbiamo denominato noi. Intanto saluto Elema Quadro da Modena, saluti da Modena, e oggi il Modena ha perso 5-0 col Milan, quindi parliamo anche un po' di altre squadre. Scherzi a parte, torniamo in Granata. Sì, Tanasi, sì, penso che Mister Castori lo voglia come tutta fascia, perché l'abbiamo visto correre, l'abbiamo visto recuperare palloni e spesso incitato da Ciccio Di Tacchio, il capitano, forse perché, insomma, ha capito che può essere un potenziale giocatore, nonostante, come dicevi tu, Luigi, c'è qualche problema con la barriera linguistica, perché quando Castori gli chiedeva attacca qui, pressa là e poi corri, spesso si restava non perplesso, però restava un attimino attento per capire quale fosse lo schema pratico da seguire oltre la teoria. Esattamente, esattamente. Tornando invece alla seduta di questa mattina, dove non c'è stata comunque un po' di gioco, qualche piccolo calcio tennis come c'era tu nella mattinata. Questa mattinata però è stata caratterizzata dalla presenza del direttore generale Angelo Mariano Fabiani, che ha parlato per una ventina di minuti abbondanti della situazione societaria, del mercato, dei calciatori che sono arrivati, ma anche di quelli che arriveranno, soprattutto mosso da una tua domanda. Eh sì, io ho chiesto prima al direttore Fabiani, poi ho chiesto a Mister Castori, ho fatto una domanda a testa in pratica, ho detto al direttore della lista, del pacchetto offensivo di cui tanti parlano e tutti dicono nomi: Caprari, Bonazzoli, Simi, Tutino Codo, insomma, addirittura la suggestione Perizza, quale potrebbe essere realmente un giocatore da tenere in considerazione per un'eventuale trattativa, o cosa devono aspettarsi da questa mini lista i tifosi di Granata? Ebbene, Fabiana ha detto che non è una lista, è un almanacco di nomi che è venuto fuori in questi giorni. Ha detto che non sono escluse sorprese, o meglio, la società vuole valutare chi realmente può fare al caso della causa Granata di Mister Castori. Insomma, ha fatto intendere che ci vuole un giocatore capace di mettersi nelle dinamiche del tecnico di Torino, o meglio, sia capace realmente attaccare. I nomi si sono ridotti a due, Luigi. Eh sì, anche perché poi Mister Castore ad un certo punto ha risposto anche piccato su una domanda dei colleghi che chiedevano l'arrivo di calciatori di esperienza. Lui ha detto: come facciamo a giudicare l'esperienza di un calciatore? Può avere tante partite in Serie A, ma può non fare al nostro caso, al suo tipo di gioco. Quindi abbiamo visto Castori bello, bello carico anche alle nostre domande, diciamo così. Sì, poi l'altra domanda che ho fatto a Mister Castori, lui è stato bravo a deviarla, stile dribbling alla CR7, per usare un eufemismo. Ho detto: Mister, in che condizioni mentale e fisica sono i nuovi arrivati e come si sono integrati col gruppo? Castori ha risposto che la sua risposta, o meglio, parlando di gioco di parole, la sua risposta era la più facile, perché giocatori arrivati da poche ore non potevano avere una così grande conoscenza, però insomma si sono integrati bene in gruppo. E tornando insomma a quanto dicevamo a inizio puntata, Obi spesso in coppia questa mattina con Gallo da Fuori, in quel che era un calcio tennis, uno scherzo. Lo stesso Strandberg si è fermato spesso a parlare con Christophersen, ovviamente stesso linguaggio, stessa nazione, quindi stessa dialettica, e chiedendo insomma come rispondeva il fisico agli allenamenti del tecnico. Spesso pure Mister Bocchini ha incitato i due, soprattutto Christophersen, che l'abbiamo visto un po' spento in fase di realizzazione, ed è stato accolto in
in maniera positiva da Mister Pessini, che ha detto Julian non mollare, Julian non mollare, segno che insomma il gruppo sta crescendo, però non sappiamo insomma quale può essere il gruppo definitivo. Noi prima Luigi, quando guardavamo l'allenamento, abbiamo stilato insomma un possibile trittico di partenze, nonostante una buona prova, diciamo così, di Pippo, Filippo, D'Andrea, come lo chiama il mister, di Gaetano Vitale, che Castori l'ha utilizzato spesso come jolly, prima da centrale, poi da mediano, poi da esterno, e lo stesso Christoffersen. Questi tre, secondo noi, insomma, potrebbero partire in prestito. Esattamente, sì. C'è da dire che non erano calciatori che rientravano nei piani della Salernitana 2021 in Serie B, difficilmente possono, diciamo, convincere il mister a dargli una chance in Serie A. Però, niente è impossibile, il ritiro durerà ancora un'altra settimana e domani ci sarà un importante test con il Gubbio di Vincenzo Torrente, come abbiamo già ricordato più volte, quindi, potremmo assistere ad alcune sorprese. Sì, assolutamente, il Gubbio dista a pochi chilometri da qui, insomma, per quanto riguarda il ritiro. Poi c'è una vecchia conoscenza del calcio granata, che è appunto mister Vincenzo Torrente. Il Gubbio, che si appresta a fare questo allenamento congiunto contro la Salernitana domani, ore 17:30, lo ricordiamo, chiusura per quanto riguarda il pubblico. Ci sono anche dei giocatori interessanti nel Gubbio, anche se è un Gubbio che è a ranghi molto ridotti, una rosa di circa 18-19 elementi. Tra questi spiccano, ma per nome e per presenza in massima squadra, Felice D'Amico, in prestito dalla Sampdoria, e Samuele Spalluto, che è un attaccante di scuola fiorentina. Staremo a vedere insomma come approcceranno gli uomini di mister Castori questo allenamento congiunto, visto che contro la San Benedettese, nonostante le difficoltà economiche, di iscrizione, di gestione societarie dei rossoblù, insomma la squadra di Padron Renzi ha dato filo da torcere al Granata, addirittura Granata sotto di Esattamente, 2-0 nel primo tempo. esattamente. Invece Francesco, tornando alla visita di Fabiani di questa mattina, ha tenuto molto in ballo la questione legata alla vendita della società. Ha detto i trustee stanno operando, non ha parlato della perizia del valore che è stato attribuito alla Salernitana, però ha detto dimenticatevi l'Otito in mezzo a Roma, l'Otito in mezzo a Roma sono il passato glorioso di questa squadra che hanno appunto avuto il merito di portare i Granata dalla Serie D alla Serie A, però ha detto dimenticatevi di loro, adesso sarà compito dei trustee vagliare le varie offerte giunte e prendere una decisione nei limiti del 31 dicembre. Sì, è stato un Fabiani, insomma, che ha messo un po' di acqua sul fuoco, visto che i commenti dei tifosi al 99% sono contro la società, sono contro ogni qualsivoglia forma di continuità di questa vecchia gestione. Addirittura in giornata è arrivato anche uno striscione qui a Cascio, insomma, che inneggiava a lasciare bandiera bianca ai nemici della Salernitana. Quindi è un Fabiani che ha messo un po' di acqua sul fuoco, dicendo che la tifoseria si deve dimenticare di Lotito e Mezza Roma, che è tutto affidato appunto a questa gestione advisor, di valutare un po' le offerte, di valutare anche il reale valore e l'eventuale consistenza economico e di continuità per quanto riguarda queste proposte che sembra siano arrivate alla numero 4. C'è stata una smentita nel pomeriggio dell'ultima eventuale cordata che ha fatto questa proposta. Ovviamente staremo a vedere, anche perché il 31 luglio è vicino. Io lo voglio ricordare ai tifosi della Sanità: il 31 luglio è la giornata in cui i trustee dovranno valutare le offerte e dovranno realmente capire il valore per quanto riguarda la società Granata, restando comunque collegati a questi advisor che tracceranno una deadline economica di tutta la situazione.
Esattamente, ha detto 31 luglio vicino, ma si sta avvicinando sempre di più anche il 22 agosto, giorno in cui i Granata saranno impegnati al Dallara di Bologna contro il rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Quest'oggi hai avuto modo anche di accennare al Milan che ha vinto 5-0 contro il Modena. Altra cinquina è stata rifilata dal Torino ad una compagine estera, hanno vinto 5-1 il Granata. Di Juric, nuovo allenatore. In campo c'era anche la Juventus contro il Cesena che stava leggermente dominando, data anche la differenza sia di blasone che di organico tra le due compagine, entrambe bianconere però in campo. E quindi Francesco, campionato che si avvicina, domani test importante. Tornando invece alla voce mercato, questa mattina Fabiani ha proprio detto con Castori c'è un contatto. C'è un contatto, scusami. Ci sono contatti quotidiani anche a tarda notte. Ha detto le persone normali vanno a dormire a mezzanotte, con noi no, questa regola non vale. Sì, ha fatto intendere che comunque Castori è attivo H24 per quanto riguarda informazioni di mercato e di allestimento rosa, ma come è giusto che sia, perché lo vediamo Luigi tutti i giorni qui al campo, certe volte insomma si fa difficoltà anche ad organizzare, basti pensare insomma al pacchetto offensivo, la Sodana ha tre attaccanti formalmente. In lista qui a Cascia, Juric sicuro, Christophe se ne abbiamo detto in precedenza qualche volta stecca di finalizzazione, poi c'è D'Andrea che non è una punta centrale vera e propria, è un po' più una seconda punta, quindi una prima punta effettiva che conosciamo e che usiamo come garanzia è soltanto Milan Juric. Esattamente. D'Andrea che tra l'altro quest'oggi ha siglato una doppietta in partitella di fine allenamento, rete Bello annullata attivo per d'Andrea oggi, eh? sì, rete una delle due annullate per fuorigioco chiamato dal VAR Sasa Vallone, l'altra ovviamente convalidata. E fine partitella invece abbiamo avuto modo anche di assistere ad un clima molto molto sereno, moltissimi tifosi erano presenti qui a Cascia, moltissimi complimenti a Mister Castori, tantissime le foto, tantissimi selfie, abbiamo visto anche un Milan Juric disponibilissimo soprattutto con i più piccoli. Sì, è stata una bella pagina di calcio, di Salernitana, insomma, anche perché mancano queste scene di tifo e di squadra. L'abbiamo visto questa mattina con Gyomber che si è fermato con un paio di tifosi. Poi, come hai detto tu poc'anzi, a fine allenamento Juric è stato acclamato e accolto dai tifosi qui. Tante le foto, i selfie con Mister Castori, piccolo siparetto anche di due tifosi giunti qui da Rieti che hanno chiesto ai due più giovani portieri, insomma, chi fossero. È stato bello anche È questo, vero. insomma, perché i giovani stanno vedendo molto, parlo dei portieri, stanno vedendo ad esempio, stanno vedendo molto l'esempio di Vid Belec, soprattutto per quanto riguarda la continuità in campo. Io vedo spesso Russo, vedo anche ovviamente spesso De Matteis che seguono proprio Belec dietro i pali, come si muove, soprattutto nelle uscite. Belec lo sentiamo più di tutti chiamare Mia quando esce, dare indicazioni quando gioca in squadra con Di Tacchio a Ciccio. Muoviti prima, muoviti dopo, a Leo, a Capezzi, quindi è bello anche questo, vedere che i giovani sono presi da chi è più grande di loro, da giocatori d'esperienza e speriamo insomma possano restare e dare il loro contributo, anche se penso che il capitolo secondo portiere sia un capitolo ancora aperto. Doveva, Esattamente, sì. dove, o meglio, era. Era stato opzionato Cerofolini, però il giocatore si è infortunato, un infortunio importante, si è rotto il crociato, quindi dovrà necessariamente operarsi e quindi salta questa ipotetica opzione Cerofolini dalla Fiorentina. Esattamente, sì. Invece per quanto riguarda un nuovo arrivo, domani o lunedì la Salernitana riabbraccerà Mamadou Coulibaly. Come è stato appunto confermato da Angelo Mariano Fabiani questa mattina, quindi tra i 10 acquisti richiesti dal tecnico marchigiano della Salernitana, Coulibaly
Koulibaly dovrebbe essere il terzo, diciamo il terzo di un certo spessore, anzi quarto contando Zortea, quinto se vogliamo contare Cavione, che però era già stato largamente anticipato il suo acquisto a parametro zero. Quindi domani noi saremo qui a raccontarvi la partita, anzi l'allenamento congiunto tra Salernitana e Gubbio. Non chiamiamola amichevole perché purtroppo non sono previste anche per le recenti vicissitudini legate al Covid. Quindi domani amichevole col Gubbio dovrebbe arrivare sempre domani o al massimo lunedì Koulibaly. E Francesco, cosa dire più? Quest'oggi, adesso sta anche calando il sole, si sta molto bene qui. Stamattina faceva un caldo che veramente non si poteva respirare. Infatti, non, nel momento in cui. Non vi mostro il braccio perché ho una certa abbronzatura particolare, diciamo così, per Diciamo usare un che si nota eufemismo, abbronzatura, l'orologio. finito l'orologio, abbronzatura da muratore, come direbbe qualcuno, però ovviamente non, scherziamo, scherziamo, è bello anche scherzare. Io voglio leggere un paio di commenti Esattamente. degli Vai, vai. amici da casa, quindi come dite voi. E Fabiano, mancano 5 giocatori. Giuseppe Perrone, Giacomo Bae dice bravo Luigi. Giuseppe Lunga dice Koulibaly è arrivato. Lo stesso Giuseppe, piano piano faremo una buona squadra. Poi c'è Pierluigi che dice buonasera. C'è Anna che dice forza Napoli. Noi siamo sportivi e tifiamo il calcio, quindi E siamo la contenti per sportività, te, sì. Anna. E la sportività, e c'è ancora Elena che dice saluti da Modena, insomma. Mi fa strano, Luigi, passami, o meglio, voglio che mi dica anche la tua, mi dice anche la tua. Fa strano che tra i commenti, forse per la prima volta, nessuno chiede di società. Esattamente, sì. Fa strano Forse. che, diciamo, Dimmi. c'è veramente un interesse canalizzato adesso sul campo, sul mercato, quindi anche come abbiamo accennato, le scadenze sono vicine, il campionato comincerà fra meno di un mese, quindi adesso allora, siamo stati iscritti alla Serie A, adesso dobbiamo affrontarlo al 100%, quindi non dobbiamo fare solamente la classica passeggiatina sulla passerella, no, bisogna allestire su una squadra e i tifosi sono focalizzati su questo, quindi credo che l'interesse maggiore dopo ovviamente la società sia il mercato. E il mercato qualche nome l'ha dato e tanti nomi ancora li dovrà dare perché la squadra è ancora incompleta. Sì, poi nei giorni scorsi la Setana aveva avanzato anche dei timidi sondaggi per Fabio De Paoli, che è tornato insomma da alcuni prestiti, diciamo, non proprio particolari come Atalanta, come Benevento. La Sampdoria l'ha rimesso nuovamente sul mercato. Possiamo dire che c'è un piccolo asse con la Sampdoria. Tra questi torniamo a dire il pacchetto attaccanti composto da Bonazzoli e da Caprari. Non sono escluse sorprese, perché potrebbe esserci qualcosa ancora una volta in difesa. Si è parlato nell'ultima ora anche di Caico Roque, che è un difensore centrale brasiliano. La Salernitana sta insomma valutando questa opzione, anche se ha richieste anche in Svizzera, lo vuole il Basilea, e ha richieste anche in Portogallo con l'Accademia de Coimbra, che è una squadra di tutto rispetto, lo avevamo detto in precedenza, e in Portogallo ci vedono lungo anche per via della doppia cittadinanza. E possibile assi la Salernitana potrebbe crearli con la Sampdoria e con l'Atalanta. Con l'Atalanta, che è già stato in Basile una trattativa per quanto riguarda Matteo Ruggeri, Atalanta che però dovrà necessariamente trovare il sostituto. Si è parlato di Fabotta, si è parlato anche di Enrique, che è un brasiliano del Palmeiras, che potrebbe fare al caso dell'Atalanta. L'Atalanta ha in rosa un bel po' di giocatori, parliamo di 36-37 giocatori, quindi per il fair play finanziario tante squadre dovranno anche abbassare la rosa per non impattare appunto sul bilancio economico-finanziario. Esattamente, esattamente. Poi Francesco, nella peggiore delle ipotesi ci siamo noi qui fuori, per qualsiasi provino siamo a disposizione, e ci mettiamo a disposizione, diciamo così. Oddio, a me servirebbero un bel po' di urla di Mister Bocchini, perché
Meno male che l'inquadratura è a mezzo busto, dai. La stessa cosa vale anche per me, ci nascondiamo tutto quello che c'è da nascondere. Francesco, non so, vedo un altro commento da cui purtroppo non riesco a Salvatore leggere. Abitabile, sì, dice io sono Castori nell'alta, infatti Castori è stato uno dei più applauditi, Luigi, correggimi se Sì, sbaglio, è vero, quest'oggi. sono venute persone di proposito a cercare di scattare una foto col mister, un selfie ricordo col mister. Non lo abbiamo mai nascosto, l'artefice principale della promozione è stato il tecnico marchigiano che appunto con il suo carattere, con la sua grinta che ha saputo infondere ai calciatori della Salernitana è riuscito a fare, come è stato ribattezzato da più parti, un vero e proprio miracolo sportivo. Francesco, io direi di salutarci, di salutare e ringraziare i nostri amici che ci hanno seguito anche in questo sabato sera. Sono le 8:30, adesso sono liberi di poter fare serata, ovviamente, senza andare a creare inutili assembramenti, perché purtroppo la situazione Covid è ancora pericolosa, però un sabato sera tranquillo ai nostri amici e una buona domenica con la Salernitana che domani verrà seguita qui da Cascia. Ciao Luigi, ciao a tutti gli amici dello Sport 24 TV, come sempre sarete sempre aggiornati, ho detto sempre 2 volte, proprio perché sarete sempre aggiornati con tutte le novità qui da Cascia. Un buon sabato a voi, un buon sabato a tutti quanti. Ciao. Grazie.